le gomme. Smonti le gomme. Qui devi spiegarmi bene cosa è successo, Jonathan. Se ci sono tre persone che hanno perso questo titolo, siete tu, Marco Ardigò e Bas Lammers. Nel senso che Bas Lammers fuori alla prima curva, contato, fuori gioco. Marco Ardigò mi ha detto una foratura e Jonathan Tonon? Allora, foratura stesso, però ho guardato le gomme di Bas Lammers, le mie e quello di Marco, e aveva un difetto perché hanno bucato e anche di prestazione non era le stesse gomme. Tipo le prove ho fatto con il numero sulla gomma, con il 24, le gomme che abbiamo girato in gara, la pre-finale e finale, è 28. Già subito al primo giro senti che non è la stessa cosa, e dopo sicuramente altre persone che l'ho avuto le gomme 28 per le manche, non dava più niente il telaio, e dopo è arrivato in finale 4 gomme 24 e andava da solo il telaio. Quindi per me c'è da sistemare questa cosa, ho già visto a Portimao e non si può venire a spendere soldi e dopo dipende le gomme che hai, le 4 gomme per la pre-finale finale, sia per me che per tutte le squadre. Ti abbiamo visto in difficoltà come non ti abbiamo mai visto, quindi ora sappiamo il perché. Sì, io lo so e non ho paura. Dopo voglio dire bravo a Energy, Paolo Di Conto, perché andava forte, però mi dispiace che non ha avuto le gomme giuste e non è una cazzata, è veramente così. Dopo spero che la Dunlop cambia la storia per la prossima gara, per il mondiale, perché sennò da andare a provare a buttare soldi, dopo dipende le gomme che hai in finale, non trovo giusto per la CG anche per le altre squadre.